Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Cuore Azzurro. Questa sera abbiamo il piacere di essere ospiti al wine bar Bollicine in corso Cavour 12 a Novara. E vi presento subito i nostri ospiti, il giocatore del Novara FC Lorenzo Peli, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. E Daniele Faranna di Radio Azzurra, Benvenuto, benvenuto. grazie, grazie, ormai sono di casa. E ovviamente presento il mio braccio destro, Fabrizio Poli. Ciao a tutti, buona serata, ben Benvenuto arrivati a Cuore Fabrizio. Azzurro. Com'è Fede? Bene, tutto bene, Tu hai anche fatto un se weekend di relax, un weekend di cercavo di relax. inquadrare un attimino la situazione. Lorenzo Peli smaltiva i postumi, la coda di un'influenza, giusto? Quindi la partita l'ha vista dal divano di casa. Io ho fatto altrettanto perché non avevo modo di potermi allontanare per così tanto tempo. Chi invece ha modo per seguire la squadra da bordo campo è Danny Faranna, che ha commentato radiofonicamente l'evento, questa gara che Sì, era proprio veramente gara di festa. 900 km, proprio Una vicino. cosa da niente, l'andata in 4 ore, ho tenuto il conto perché è giusto avere il conteggio di queste cose, l'andata 4 ore, il ritorno 6 perché hai voluto fare il fenomeno e fermarti a Venezia. Sì, beh, abbiamo conosciuto anche Manuel Agnelli, eh. Oh, mica cotica, eh. Avrei fatto una puntatina a Venezia soltanto per quello. Grande Vabbè, Manuel, numero 1. scherzi a parte, siamo nella fase di commento e noi arriviamo sempre quando ormai i commenti si sono, oserei dire, sprecati, ma non sono mai sprecati, sono sempre ben accetti, è sempre bello confrontarsi con un pochettino tutti i punti di vista, però diciamo che un po' tutti hanno già espresso la loro opinione. Le abbiamo lette, le abbiamo guardate, le abbiamo condivise, abbiamo chiacchierato. Che idea ti sei fatto di questa partita? Che era la gara di cartello perché vedeva Pordenone che era in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio su Novara che vincendo avrebbe potuto agganciare Pordenone vedendo Renate che cosa avrebbe fatto in classifica. Lo sapete quanto amo il Novara e quanto vivo per il Novara. Sarei ipocrita a dire che è stato un weekend felice, cioè sono rimasto un po' deluso, ecco. Non è successo niente, siamo solo alla 14ª giornata, però per come mi ero caricato, per come si era caricato l'ambiente prima di questa partita, Fabri, sono rimasto un po' deluso per l'atteggiamento, perché comunque è stata una partita dove in 95 minuti non abbiamo mai impensierito Martinez. Mi ha fatto sorridere, Fabri, il fatto che Di Carlo, tecnico del Pordenone, abbia ringraziato pubblicamente Martinez, che era un po' il dodicesimo, perché Festa era infortunato. Va bene, però mi aspettavo qualcosina di più dal Novara, questo sì. Sì, la delusione che un po' tutti hanno riscontrato è quella di non vedere una conclusione non solo in porta, ma addirittura verso la porta. Quindi una partita interpretata come giocata con i remi in barca, cercando di difendere il difendibile, un concetto più volte speso magari per gli avversari, ovvero hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta, ci siamo ritrovati ad avere noi il torpedone messo davanti alla porta di traverso e non si è voluto insistere sulla manovra offensiva. Questo è un pochettino il rimuginare di tutti questi giorni. Riconosciuta una fase difensiva opportuna, Perfetta, perfetta, molto ben interpretata, perfetta. ma quasi si è riscontrata una non volontà di non attaccare. Lorenzo, grazie per essere qui con noi. Lorenzo Peli, ragazzo del 2000, dico bene, di proprietà dell'Atalanta, con contratto qua a Novara fino alla fine di questo campionato, alla fine di questa stagione. Un ragazzo di prospettiva, come tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste ultime puntate di Cuore Azzurro, che per indisposizione fisica non ha potuto essere in quel di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, ma che ha vissuto questi momenti vibranti della partita seguendola come me, per esempio, dal divano di casa. Che idea ti sei fatto di questa partita, Lorenzo? Sapevamo che era una partita difficile e uno scontro comunque di alta classifica e il risultato era importante e tutto è nato da un episodio, no? E ha deciso la partita
non è stata una bella partita da tutte e due le parti, però se risolta così dobbiamo tornare a lavorare. Posso azzardare un'analisi a cui chiedo conferma dalla tua esperienza? Quando si dice si gioca a difese schierate, e noi l'abbiamo appena detto, abbiamo usato questa immagine ironica del pullman di traverso in mezzo all'area davanti alla porta, ma Pordenone, una squadra che retrocedendo dalla Serie B in difesa un organico perfetto, ha subito soltanto 6 gol in 14 giornate di campionato. È pensabile che partite del genere si possano risolvere solo sugli episodi? Se sono partite bloccate, comunque dove c'è molta concentrazione sulla fase difensiva, e palle inattive, e comunque tutti questi tipi di episodi diventano fondamentali. E loro, per esempio, grazie al difensore che è andato su, si è trovato lì, ha fatto gol. Cioè, ci sono questi tipi di episodi e si risolvono così le partite, secondo me. Poi ovvio, cioè, ci sono altre meno bloccate, cioè meno attenzione alla fase difensiva, magari più gioco, così è più facile fare più gol e molta roba. Sicuramente non era una partita che poteva finire in goleada, su questo siamo tutti d'accordo, a meno che non si sarebbero spostati molto presto gli equilibri, si sarebbe rotta l'inerzia della gara nei minuti iniziali, allora soltanto in questo caso si poteva pensare a una partita ricca di conclusioni verso la porta. Così non è stato. Danny, un po' di appunti sono stati mossi da parte di chi osserva come tifoso in maniera molto partecipata alle partite e poi fa la propria analisi. Sembra quasi che ci sia stata una non volontà premeditata di non cercare l'affondo. Secondo te è una lettura condivisibile oppure pensi di no? Io penso che, come abbiamo detto, a livello difensivo siamo stati perfetti, infatti anche nelle pagelle i difensori sono quelli che prendono il voto più alto. Poi c'è l'episodio che arriva, purtroppo un rimpallo, un pallone che rimane lì. Io credo che abbia influito il fatto che noi arrivavamo a giocare col Pordenone nel momento migliore dei Ramarri. 5-0, 5-0, 3-0. I precedenti prima di affrontare gli azzurri, 3 vittorie consecutive, 13 gol fatti, 0 subiti, però siamo nel girone d'andata, no? E quindi io dico, la delusione per questo 1-0 sarebbe diversa da una sconfitta per, che ne so, 3-0, credo che saremmo arrabbiati nello stesso modo. Quindi il rammarico è stato di non aver provato, perché io credo che questi ragazzi, abbiamo qua Lorenzo, ma abbiamo avuto tante volte altri ospiti, devono avere ancora di più la convinzione di essere forti. E quindi mi piacerebbe davvero commentare e vedere partite dove ci proviamo. Ci sta perdere, ci sta vincere, ci sta pareggiare. Abbiamo perso anche tre partite consecutive. Certo, la sera di Sesto San Giovanni in tanti non abbiamo dormito, però anche in quelle partite abbiamo detto la nostra, no? Poi gli episodi ci stanno, gli errori individuali ci stanno. Ragazzi, il calcio è fatto di errori individuali. Però proviamoci. Io mi aspettavo, la partita che abbiamo visto mi sembrava più una partita da terz'ultima giornata di campionato, no? Quindi il rammarico è di non averci provato. Poi perdere a Pordenone ci sta, perché è una squadra che scende dalla B, che ha mantenuto gran parte dell'organico della B. E questi due elementi vanno messi in evidenza. Assolutamente. Una squadra che scende dalla Serie B con un organico collaudato sulla cui ossatura è stato costruito poi il rimaneggiamento, perché scendendo di categoria... Poi prendi Aieti, che se ne va. È un grande giocatore, e guarda proprio Aieti, io penso che la settimana dicevo, speriamo che non segni Aieti, perché ce l'avevo qua, no? Ho detto, ma vi immaginate se l'incontro lo decide Aieti? L'ha deciso Aieti. Vabbè. Sei stato un po' gufo. Voglio dire, che te devo dire? È una settimana che ce l'avevo su questo Aieti e Aieti già si è. Aieti si è trovato la palla sul piede per una smanacciata che Desjardins non ha avuto modo di poter allontanare dall'area, quindi se l'è trovata lì sui piedi e non ha dovuto fare nient'altro che quello che viene definito il tap-in. A spingere questa palla dentro ti si gela il sangue. Fabrizio, a 3 minuti dalla fine ti si gela il sangue, anche dal divano, Lorenzo. Fabrizio, chi non sbaglia sai chi è, chi non entra in campo. Quindi io, gli errori individuali, c'è gente che mi ha chiamato, ma Axel, se l'avesse respinto...
ragazzi, cioè, cosa vogliamo dire? Cioè, l'errore individuale ci sta in una partita. Cioè, Lorenzo, sei stato testimone, no? Di un errore individuale di Sesto San Giovanni. Ma fa niente, è una crescita. Gli errori sono una crescita. È l'atteggiamento che spero davvero che il Novara inverta, metta una marcia in più. Perché questi ragazzi devono avere la consapevolezza di essere forti. Magari non i più forti del girone, ma sono forti. E sogno di rivedere un Novara un più gruppo, no? Che lotta e va bene, perdiamo 3-0, però proviamoci. Beh, prima o poi faremo la rubrica La Ramanzina del Danny, perché secondo me a questo punto te la meriti. Lorenzo, una domanda scomoda a te, sei libero di rispondere o di glissarla? Puoi scegliere anche passo, come quando sei al tavolo. C'è stato qualche appunto tra quelli che hanno un po' un minimo comune denominatore tra le tante analisi dei tifosi durante la settimana? Cioè durante questo avvio di settimana, domenica e oggi lunedì, perché noi ricordiamolo, registriamo sempre il lunedì sera. Quindi se ci scappa qualcosa che non è di dominio pubblico il lunedì, è soltanto per questa ragione che non lo diciamo. Per il resto diciamo tutto. Hanno puntato un po' il dito su un mercato costruito a metà tra un allenatore, Marchionni, e un altro allenatore subentrato, Cevoli, per cui siano state accontentate un po' le due parti che adesso sembrano fare un po' fatica tra loro. C'è un fondo di verità in questa cosa o no? Penso che quando cambi tanti giocatori in una squadra e ci sono tanti giocatori nuovi, non è facile assemblare subito l'organico, così. Quindi è normale che ci siano periodi dove va meglio, periodi dove va peggio, così. Quindi per me siamo un buon gruppo, una buona squadra. E secondo me anche con una bella consapevolezza nella maggior parte dei casi, sì, devo dire, sì, eh? Sì. Siete molto uniti, so anche di giocatori che non hanno ancora visto il campo ma che si sentono perfettamente coinvolti e sono fortemente parte di questo, sì, progetto. Ci crediamo ovviamente, cioè, ci hanno dato a tutti la possibilità, quindi cerchiamo di dare tutti il massimo. E io credo che questo sia un aspetto da tenere bene in evidenza, anche perché non va dimenticato che a differenza di un Pordenone a cui abbiamo riconosciuto una struttura solida su cui si è costruito per affrontare la categoria inferiore rispetto all'anno precedente, che noi siamo agli antipodi come Novara invece. L'anno scorso abbiamo costruito una squadra ex novo, quest'anno si è rinnovata ulteriormente, chi è rimasto in maniera molto consapevole e partecipe, come stavo dicendo appunto prima, ma al momento non ha ancora avuto modo di incidere fino in fondo su quella che è stata la prestazione. Due elementi hanno forse scombinato i pensieri e la fantasia di tutti. Non mi tolgo da questo gruppo di persone che possono aver ragionato in questa maniera. E secondo me è stata la partenza fortissima, da una parte, perché al di là di ogni più rosea aspettativa, e sempre dal mio punto di vista, un fraintendimento su una frase che ha preceduto questa gara del presidente. Noi giochiamo questo campionato per andare in Serie B, perché c'è stata una domanda di chi gliela posta, fa: qual è l'obiettivo? Il presidente ha risposto secco e sono pronto ad andarla a rivedere come se fosse il VAR 100 volte, quello che ha già detto anche in passato. Il nostro obiettivo è la Serie B, ma non ha finito la frase, ha aggiunto: potremmo arrivare anche dodicesimi. Se arrivassimo dodicesimi andrebbe bene lo stesso. Quindi ogni frase tolta dal suo contesto perde di significato. In questo caso addirittura è stata in grado di falsare l'aspettativa, senza nulla togliere che abbiamo già detto. Non abbiamo puntato la porta, non abbiamo tentato delle conclusioni, non abbiamo fatto tiri verso la porta, ma le vene si sono chiuse. Quando cominci a ragionare poco, tu sei pratico di queste cose, Danny, ogni tanto. Chiude la vena, ma io non... la vena, che non riesci neanche a cogliere cosa arriva dopo. Noi andiamo in Serie B, si chiude la vena, non si sa. No, noi andiamo in Serie B, questo è il nostro obiettivo. Perché se io corressi la Formula 1 con la Panda e mi chiedessero per quale ragione ti sei iscritto al campionato di Formula 1, sai cosa gli rispondo? Per vincere. Per vincere. Ma poi, scusa Fabrizio, okay, adesso io vorrei difendere queste, anche... No, io né attacco né, no, no, né ma difendo. Io voglio anche... Sono delle considerazioni che stiamo facendo, ribadendo il concetto che siamo in onda dopo aver letto tutti i commenti, tutte le prese di posizione, tutti i pensieri. Alcune di queste hanno davvero accomunato un po' tutti e sicuramente questa frase ha indirizzato tanti pensieri ad andare in quella parte, interrompendo
l'accoglimento di una frase del presidente a metà. Io gioco questo campionato per andare in Serie B. Poi che abbia detto se arrivo anche 12° va bene lo stesso, l'han sentita in pochi. Posso parlare, posso dire una cosa? Se no mica ti invitavamo. Io mi fermo solo alla prima metà. Dimmi. Io voglio andare in Serie B. Oh, ok. E mi fermo qua e dico, perché un proprietario che ha investito e siamo il quarto montingaggio più importante del girone non può avere il sogno di andare in Serie B? Io non la voglio neanche vedere la seconda parte della frase, io mi fermo a quello. Il sogno del nostro proprietario è di andare in Serie B e non lo fa mettendo in rosa 25 ragazzini del 2005, ma lo fa avendo costruito una rosa che ad oggi è il quarto montingaggio più importante della categoria. Tu mi dirai che il secondo è la Triestina, che ha 11 punti. Io ti dico, hai ragione, cavoli della Triestina, ma io mi soffermo su quello e dico che questa rosa vale il montingaggi che ha e può avere le potenzialità di trovare quella continuità che serve al Novara. Io ne ho visti di campionati così, che andavamo come le montagne russe, abbiamo poi trovato la continuità e ci siamo divertiti. Quindi basta poco, più coraggio, senza pensare a chi è l'avversario, ok? Archiviamo Pordenone adesso, e pensiamo siamo alla avviati prossima. Alla composizione della rubrica La Ramanzina del Danny. Ma è così, dobbiamo entrare, no, dobbiamo entrare tutti qua, tutto l'ambiente Novara deve entrare è il quinto Montengaggio. È il quinto? È il quinto. Per poche centinaia di mila euro. Vabbè, io a noi ci sistemerebbero tutta la vita, però quinto Montengaggio. Fa niente, cambia niente. Mi fermo alla considerazione dell'unica classifica che conta poi alla fine di tutto. Che poi siamo sesti, qua è sbagliato. Pordenone, guarda che tra l'altro l'ho presa. Ho sbagliato. Teste, voglio in favore di camera, dal sito forzanovara.net dove la sai Sergio Borgo, sai Sergio Borgo cosa diceva sempre? L'avete fatta voi, non l'ho fatta io. Sergio Borgo diceva, se c'erano 7 squadre negli stessi punti, il Novara deve andare alla prima. Ma Sergio, ma abbiamo una differenza rete di meno 30. Fa niente, il Novara va alla prima del gruppo. Va bene, senti, ti offro un goccio. Grazie. Di Chicco liquore al caffè, che tra l'altro è produzione interna, vale la pena, prendere un attimo di tempo e ricordare che la classifica fa insomma la prima piccola fuga del campionato a 5 giornate dalla fine del girone d'andata, cioè questi 3 punti fatti da Pordenone a loro frutta 6, è innegabile. Complimenti. E quindi hanno preso il largo, ma per il resto abbiamo a 24 punti 4 squadre, Renate, Feralpi, Lecco e Prosesto. Dopodiché Novara e la Nerossi Vicenza, e a proposito di dichiarazioni, mi sembra di aver sentito da qualche parte che qualcuno doveva vincere il campionato con 20 punti di vantaggio. Chiudo qui, andiamo all'analisi di quello che è successo durante la gara a Lignano? Sì, andiamo a sentire quindi le dichiarazioni di Mister Cevoli e del capitano Luigi Carillo. È chiaro che abbiamo fatto molto bene la fase difensiva e poi ci voleva un po' più di qualità nelle ripartenze che non siamo riusciti a fare come avevamo preparato. Siamo stati poco pericolosi, però poi il rammarico è prendere gol a 4 minuti dalla fine, una partita dal punto di vista difensivo fatta molto bene, con grande determinazione, rischiando poco secondo me nell'arco dei 90 minuti. E abbiamo preso un gol a 4 minuti dalla fine, questo sicuramente ti dà molto rammarico. Poi è vero quello che dicevi tu, che nelle ripartenze, nell'essere un pochino propositivi, avevamo preparato delle cose che non ci sono riuscite, le poche volte che ci siamo riusciti a arrivare sul fondo ci è mancata un po' di qualità nei cross, in queste situazioni qui, e quindi abbiamo fatto fatica. Però poi da sottolineare la partita volenterosa di questi ragazzi contro una squadra forte, ma questo lo sapevamo, poi bisogna dare merito anche agli avversari delle volte. Molto merito del Pordenone, e poi noi quando siamo riusciti, quando dovevamo ripartire abbiamo sbagliato qualcosa e siamo ripartiti poco, abbiamo sbagliato il passaggio che ci avrebbe fatto ripartire e quindi abbiamo fatto troppo poco in fase offensiva. Però poi, come dicevo prima, c'è anche il fatto che una squadra che ha preso 6 gol è un motivo certo. Ma intanto la squadra oggi ha fatto una grande partita.
penso sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso quel gol, al di là del gol che è nato da un'occasione un po' fortuita, io direi che, come diceva lei, la partita è stata impeccabile, la squadra ha avuto un grandissimo atteggiamento. Poi per quanto riguarda il fatto che la fase difensiva magari ha oscurato quell'offensiva, io penso che venire qui a Pordenone e creare tantissime occasioni non sia molto semplice per ogni squadra che viene. Pordenone è una squadra molto forte, sì, anche la scorsa settimana in casa magari abbiamo creato un po' meno di quanto abbiamo fatto in passato, ma la squadra aveva avuto un periodo di assestamento, un po' di sbandamento ed era in netta ripresa, nonostante il risultato di oggi. Io penso che quello che è da tener conto, da tener presente, è la grande prestazione, l'atteggiamento che tutti quelli che hanno giocato all'inizio, chi è entrato, aveva voglia di portarla a casa. Purtroppo non è successo e pensiamo già alla partita prossima in casa con Piacenza. Rientriamo in onda dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Mister Cevoli e di Carillo, che anche loro, insomma, hanno cercato di dare la loro valutazione di quello che è successo. Io direi naturale che ci sia un carapace che protegge le dichiarazioni, perché quando ci metti la faccia dopo una prestazione non brillante o che non è riuscita esattamente come doveva essere, ci si richiude un po', si leggono nei toni, nelle parole, che insomma un po' i freni tirati ci sono, non solo di chi risponde alle domande, anche di chi le fa ogni tanto. Difficile fare le domande. Beh, difficilissimo. Io dico sempre, dopo che si perde. Io ringrazio Lorenzo di essersi prestato e a rendersi disponibile, lo dico in ogni caso, quando si viene qui dopo una partita che non è stata quella dei trionfi, è sempre un po' più complicato, ed è per questo che a Lorenzo do un ringraziamento doppio e triplo. Mi ha invitato per questo. Perché so che avevi una pezza. Perché so che hai personalità. Io devo dire che ho apprezzato il tuo precampionato, non metterti a ridere perché è una cosa seria sto dicendo, ho apprezzato tantissimo il tuo precampionato. Ogni partita amichevole dove ti ho visto giocare mi ha fatto dire porca miseria, non tagliarlo, porca miseria si può dire, sento cose peggiori. Grazie. Ogni tanto. E, bravo, complimenti. Ripeto, un 2000 di prospettiva con già una grande storia alle spalle. Tu la Serie C la conosci bene. L'hai vinta? Sì, l'ho vinta, ma ho rotto il ginocchio. Ho fatto qualche partita, ho rotto il ginocchio e quindi vabbè, poi l'ho vinta i miei compagni. Però è una categoria difficile. Molto molto complicata. È un po' il discorso da tenere presente che ogni partita fa storia a sé. Forse se rigiochiamo domani Pordenone-Novara è un'altra gara. Però ormai è andata così. I grandi teorici del calcio dicono è gol quando la palla è dentro la porta, la partita finisce quando l'arbitro fischia, ci atteniamo a queste semplicità. Oppure quando l'arbitro espelle un giocatore che dà una commitata al volto all'attaccante. Può essere anche questa. Ci sono... O lo tramuta in un giallo inventato. Ci sono tante cose. Non fa... Vedi, beh, la ramanzina del... Ragazzi, no, spiegatemi il giallo, spiegatemi il giallo al giocatore del Pordenone. E ditemi che cos'è. Allora, uno che va. Ma così, non farlo. Allora, per me è rosso. Allora fai finta di non aver visto niente. Con l'assistente arbitrale a un metro e mezzo che guarda. La ramanzina del Questo è l'assistente arbitrale di Pordenone Novara. La ramanzina del chiede qualcosa e lui guarda, dice sì, c'è un po' di vento che spinge via. Non è un alibi quella mancata espulsione del giocatore del Pordenone, ma avrei voluto comunque vedere un Pordenone in 10 negli ultimi 25 minuti. Cosa vorrei dirti che l'addetto agli arbitri di Novara sta dissentendo da ogni tua parola, scuote in maniera del tutto sconsolata il capo da destra a sinistra, da sinistra a destra. Poi ne parliamo fuori onda, ma quello è un cartellino rosso, perché, vabbè, ma non è un alibi. È un cartellino rosso, quindi va bene così, ci siamo. Ritorniamo a noi, dicevo, la Serie C è sicuramente un campionato complicato, lo è dal punto di vista amministrativo per chi deve gestire le cose, perché non è sicuramente una zona di facile guadagni. La Serie C è molto impegnativa anche dal punto di vista della gestione della società e forse anche per ragioni di questa natura chi, leggi presidente, entourage eccetera, gestisce il tutto, non vede l'ora di poter levare gli ormeggi e partire verso altre mete e altri lidi.
non nomino neanche la seconda lettera dell'alfabeto. Per quanto riguarda invece Lorenzo Peri, che sicuramente qua a Novara vuol fare minuti, vuole recitare un ruolo da protagonista, a questo punto direi che bisogna scoprire ogni velo sulla tua personalità. Qual è la zona del campo che preferisci e per quale ragione tu hai trovato interessante la proposta di Novara? Preferisco giocare terzo d'attacco. Ho scelto Novara perché è una piazza importante e venivo da una stagione in cui non avevo giocato molto e stavo recuperando al ginocchio, mi sentivo bene e pensavo di andare in Serie C e trovare minutaggio e così, quindi ho scelto Novara per tutto, per la piazza, comunque c'era un progetto importante e ho scelto di venire qua. La parola progetto ci piace, la parola progetto è quella che ti fa sentire al posto giusto, ti fa sentire al sicuro e ti fa capire che sei insieme ad altre persone, non sei un individuo che da solo deve metterci del proprio perché altrimenti non arriverebbe qualche cos'altro. Che cosa sta mancando a Novara in questo momento? Quando non arrivano risultati è normale che ci siano dei problemi e però cioè, neanche ingrandirli troppo, possiamo fare sicuramente meglio, però stiamo facendo un buon campionato e dobbiamo continuare così. Diciamo che quando arrivano poi i risultati spesso mascherano anche una prestazione magari non da incorniciare e quest'anno abbiamo già avuto anche occasione di riscuotere questo credito, ovvero di portare a casa i tre punti in gare che non avrebbero meritato tanto di più. Meritano anche di più a volte, no? Bravissimo, bravissimo. Sui puntini di sospensione ci ha messo la giusta chiusa, ci mancherebbe. Lorenzo, ma sarà un cruccio mio o forse sulle fasce si potrebbe produrre qualcosa di più? Ma è una cosa che mi incuriosisce fin dall'inizio dell'anno, mi sembra che ci sia spazio lì per poter aumentare la pressione, per riempire il campo un pochettino meglio. Sicuramente il Piola è gigantesco, questo è bene, no? C'è tanto spazio. Non lo so, sicuro, sì, si può giocare tanto sulle fasce anche per i moduli che adottiamo. Si può sicuramente giocare sulle fasce. Così. Tu vivi a Novara? Sì. Sei da solo in casa? Con Frank. Quindi condividi la casa con un personaggio che tiene allegria? Sì. È un personaggio vulcanico. Tanto non c'è mai Frank, correrà 8 ore al giorno in giro per la provincia. Quando può va a correre. È veramente una persona con Novara nel cuore. Ti trasmette questa novaresità? Sì, poi mi ha raccontato un po' che lui è qua da tantissimo tempo, cioè da quando è bambino, quindi ci ha raccontato un po' tutte le dinamiche di cosa è successo in questi anni in società, di tutte le cose, quindi No, sono contento. E la storia è fondamentale, la storia non va dimenticata, bisogna credere in un bel futuro e queste sono le due condizioni che ti permettono un presente dignitoso, bello e importante. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, sono 6 le partite prima della pausa di Natale, delle vacanze di Natale, ma saranno 5 di queste per concludere il girone d'andata. Lì si potranno veramente tirare delle somme. In questo momento ogni volta che si parla di classifica un pochettino fa sorridere perché lascia il tempo che trova. Ripeto, mettiamo da parte questo primo stacco che Pordenone ha fatto, ma per il resto siamo tutti radunati in un fazzoletto di punti. Classifica molto corta. Step by step, Fabri. I prossimi avversari, non soltanto quello che troveremo domenica alle 2:30 al Piola, che è il Piacenza, ma anche le altre. Incontreremo la Pergolettese, incontreremo l'Arzignano, la Feralpi e poi l'ultima del girone d'andata, Trento, per poi chiudere prima delle vacanze con Renate che aveva aperto all'inizio la stagione di quest'anno. Che partite saranno queste dal tuo punto di vista, Lorenzo? Tutte difficilissime, tutte partite impegnative e dovremo essere al 100% se vogliamo fare punti. Già a partire anche da Piacenza, la cui classifica non è così sincera. No, assolutamente no, da non sottovalutare, è pericolosissimo, ritroveremo Matteassi, il nostro ex Matteassi come direttore sportivo. Dobbiamo capire se ci sarà Zun, il nostro attaccante, classe 2001,
che non ho capito se era infortunato o squalificato l'ultimo, mi devo documentare, attenzione al Piacenza. Senti, siamo 54 milioni di allenatori in Italia, no? Solo? 55. C'è un po' di più. Vabbè. Posso dire la mia allora? 3-4-3, Peli, Portolussi, Galuppini, Calcagni, Masini, Rocca barra Marginian, Goncalves, Bertoncini si è recuperato, Benaluan, Caioti, Desjardins in porta e l'andiamo a vedere. Il modulo lo puoi ripetere? 3-4-3. 0-6 per chi chiama da fuori Roma. Allora, volevo arrivare a questo punto a un'ultima considerazione in merito a Lorenzo per quanto riguarda le prossime partite. Concentriamoci su quella che sarà la prossima che affronteremo, quindi domenica contro Piacenza. Qualcuno non sarà della gara? Com'è la situazione infermeria in questo momento? Forse Berto, e poi ci sono squalificati, no? Che abbiamo detto. Quindi gli squalificati Ciancio e Carillo, perché erano in diffida, hanno preso il cartellino. Beh, no problem. Quindi. Ma tu hai già fatto la formazione, che tipo di problema, che tipo di patema dovresti avere? Quindi siamo non vedo l'ora di arrivare allo stadio, e venite veramente in tanti al Piola, non c'è neanche la Serie A, ma cosa fate la domenica? O andate all'IKEA o venite al Piola. Aspetta, sì, preciso, non c'è la Serie A e non c'è manco l'Italia. Ma non c'è neanche il Mondiale, ma cosa come la passate domenica? Venite al Piola. Esatto, venite al Piola, sarà una festa, qui siamo in una botte di ferro. Ma, cioè, in tutti i sensi. Le cose si sprecano. Cara Fede, io... Siamo in chiusura. Fede, vieni domenica? Ovvio, non posso mancare. Ma ci manca, perché non ti fai gli affari tuoi? Perché però non posso mancare, assolutamente. Allora, poi ti lascio al tuo diverbio con... con l'addetto agli arbitri. L'addetto agli arbitri, perché hai detto che dovevi chiarirti su questa posizione. Per il resto tutto a posto? Dai! Lorenzo, grazie mille della tua disponibilità. Vogliamo vederti in campo al 110%. Grazie mille. Quindi siamo in chiusura, direi che tutte le considerazioni le abbiamo fatte, ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati con noi questa sera, ringrazio te Fabrizio per essere sempre una spalla perfetta. Ringrazi perché devo pagarlo io quello che hai lasciato lì, sì, oppure... Tutto, no, mi sa avevo che, premeditato. Mi sa che Bollicine ha provveduto. Bollicine ha provveduto per te, quindi sei fortunato questa sera. Va bene. Infatti ringraziamo Wine Bar Bollicine in Corso Cavour 12 a Novara per averci ospitati questa sera. Vi ricordo che fanno degli ottimi pranzi, degli ottimi aperitivi tutte le sere. Vi ricordo che andiamo in onda ogni martedì alle ore 22 sul canale 814 di Sky MS Channel. Grazie ancora per essere stati con noi. Un saluto.